Ciao ragazzi e bentornati. In questo video parliamo di quello che dovrebbe essere, secondo me, il protocollo da seguire per andare a ristabilire una corretta mobilità del cingolo scapolo-omerale, in modo da poter andare a eseguire tranquillamente, in tutta tranquillità, tutti i movimenti dove il braccio va sopra la testa. Quindi oggi voglio quindi un po' mostrare quello che è stato il mio lavoro negli ultimi 10 anni per andare a mettere a posto queste spalle. Quindi non pensate che io sia nato con le spalle mobili, non pensate che io sia dotato geneticamente di spalle mobili, io ci ho semplicemente lavorato e adesso tiro i frutti di tutto questo lavoro. I frutti di tutto questo lavoro è che io posso allenarmi tranquillamente 6 giorni su 7, posso eseguire tutti i gesti del mondo sopra la testa e non mi faccio male da circa 5-6 anni. Ok? Quindi sostanzialmente la mobilità dell'arto superiore si divide in tre parti: la flessione scapolo-omerale, l'estensione scapolo-omerale e quella che è la mobilità scapolo-toracica. Andiamo a dimenticarci per adesso di quella che è la mobilità scapolo-toracica con il braccio che va sopra la testa, quindi tutto quel comparto di esercizi che va ad unire l'estensione della spina dorsale e la flessione scapolo-omerale. Di quello non ci pensiamo. La maggior parte del lavoro a livello di mobilità dell'arto superiore dovrebbe essere dedicato a ristabilire prima la flessione scapolo-omerale, l'estensione scapolo-omerale e l'estensione toracica senza portare il braccio sopra la testa. Una volta che noi abbiamo messo insieme tutte queste tre, raggiungendo un minimo, ok, un minimo, quindi uno standard minimo, allora possiamo andare ad aggiungere il lavoro sull'estensione della spina dorsale con il braccio che va sopra la testa. Questo tipo di lavoro è, diciamo che è un po' il punto d'arrivo, quindi l'estensione della spina dorsale più la flessione scapolo-omerale vi permette di andare a eseguire tantissimi gesti e vi permette quindi di andare ad aumentare, diciamo, il bagaglio di esercizi che potete andare ad eseguire. Di conseguenza, quello che io ho fatto è stato isolarmi sui primi due. I primi due, quindi la flessione e l'estensione, prevedono di andare ad allungare tutto il comparto della cuffia dei rotatori, sensibilizzare sia la parte di extrarotazione sia la parte di interrotazione, andare a lavorare sul gran pettorale, sul piccolo pettorale, sul gran dorsale, quindi tutta la muscolatura che tende anche ad anteporre le spalle. Nello stesso momento è logico che è necessario andare a rinforzare tutte quelle strutture che permettono di ripristinare l'estensione della spina dorsale senza andare a portare il braccio sopra la testa. Quindi andiamo a pensare principalmente ai romboidi, andiamo a considerare al basso trapezio, andiamo a considerare i paravertebrali e via dicendo. Quindi diciamo che gran parte del tempo io l'ho passato a mettere a posto queste componenti. L'arrivo dell'estensione toracica e con la flessione scapolo-omerale è stato solamente l'ultimo pezzo del puzzle. Quello che io ho notato, non solo su di me ma anche su altre persone, è che andare a spingere troppo sulla mobilità scapolo-toracica con la flessione scapolo-omerale spesso crea delle compensazioni che vanno ad influire negativamente su alcuni tessuti causando delle leggere infiammazioni. Provando quindi ad escludere questa parte e a lavorare più sulle altre, ho notato che invece si riesce a progredire in modo continuo senza causare ulteriori infiammazioni e via dicendo. Va da sé che io non consiglio a prescindere di andare a lavorare più su una o più sull'altra. Quello su cui dovete andare a lavorare generalmente va in base alle limitazioni che avete, quindi andate da un fisioterapista, trovate fuori quelle che sono le vostre limitazioni e dopo iniziate a lavorare in modo mirato. Quindi, per ricapitolare, prima flessione scapolo-omerale, estensione scapolo-omerale, estensione toracica senza che il braccio vada a finire sopra la testa. Una volta che c'è un minimo di standard su queste tre, andiamo ad aggiungere l'estensione della spina dorsale più la flessione scapolo-omerale. Se volete un movimento, ok, un input che vi faccia venire in mente che cos'è l'estensione della spina dorsale più la flessione scapolo-omerale, pensate al ponte che viene eseguito nel contesto della ginnastica artistica. Non è che dovete arrivare lì, però sicuramente quello è un ottimo punto di arrivo.